Siamo a Casale, ai piedi delle colline del Monferrato. E qui, proprio qui, trova spiegazione uno dei più grandi misteri della nostra epoca. Seguitemi per scoprire di che cosa stiamo parlando. In natura la regolarità delle forme è comune, ma esistono e sono ancora privi di spiegazione alcuni casi di ritrovamento di enigmatiche figure circolari, troppo complesse per essere naturali, che a loro volta contengono strane forme estremamente regolari. Tali conformazioni sono ottenute piegando opportunamente gli steli di grano in determinate zone di un campo. Li avete riconosciuti? Sono i famigerati cerchi del grano, ma le spiegazioni più fantasiose al momento vanno messe da parte. È tutto sorprendentemente Ciao, papà. Semplice. Quando leggerai queste righe sarò non già lontana. Il grano non può più fare nulla la chiave per del mistero, bensì la geometria. Negli ultimi tempi tutto le cose sono nel saper andate individuare le forme di base ovunque si osserva, di imbattermi anche di nuovo qui. Negli incubi. Se vi guardate so intorno. So di non essere davvero tua figlia, almeno quanto sono certa che mi mancherà l'amore con cui mi hai cresciuta. Devo affrontare il mistero che avvolge il mio passato. Solo in questo modo tutto questo potrà finire. Ti voglio bene, la tua Michelle. E non è un caso. Fin dall'antichità il cerchio è stato oggetto di venerazione per l'aura di protezione che circonda. Eppure alle proprietà del cerchio, l'assenza di angoli e lati, infiniti assi di simmetria. Inoltre il cerchio è la forma geometrica che a parità di perimetro massimizza l'area. Che cosa c'entra? Proseguiamo e lo scoprirete con i vostri occhi. Vedete, qui a Casale Monferrato hanno forma circolare molte costruzioni, anche le più curiose. Ma non crediate che sia una particolarità riservata solo agli edifici più moderni. Come potete vedere, già le costruzioni in muratura di secoli addietro riportano quella forma. Guardate il castello e le sue imponenti casematte. Ovviamente, sono circolari. Allora, iniziate a intuire qualcosa? In precedenza facevamo cenno alle ipotesi sulle origini dei cerchi nel grano. So qual è stata la prima a balenarvi in mente. Sarebbero opera di intelligenze extraterrestri. Questa teoria è una grossa falla. Se davvero questi esseri provenienti dallo spazio tracciano strani segni nei nostri campi di grano, perché lo fanno ovunque, tranne nel Monferrato? Beh, è semplice! Immaginate di arrivare da lontano, stremati da un lungo viaggio. Immaginate di cercare un tranquillo campo di grano per atterrare comodamente, lasciando la vostra impronta distintiva, e di non trovarlo. Qui ci sono solo vigneti. Immaginate poi il tentativo di atterraggio su una collina. In pendenza! Sarebbe assurdo! Questi esseri sono venuti dallo spazio profondo. Non rinunceranno certo per un semplice inconveniente tecnico. E infatti sono stati qui. Guardate, questi che ingenuamente crediamo monumenti non sono altro che componenti di navicelle spaziali. E dire che loro hanno tentato di mostrarci il progresso raggiungibile grazie alle loro tecnologie. Guardate questo capolavoro.
Volete una prova che non siano solo l'opera di fantasia di un graffitaro particolarmente ispirato? Eccola! Esiste davvero! Questa è senza dubbio la rampa di lancio per far ritorno alla loro galassia. Connotate la forma conica. Se la sezionate con un piano orizzontale, che cosa ottenete? Un cerchio! Si usa chiedere permesso. Pensate ai monumenti visti. Guardate nel parco. Osservate la forma dei portici, delle fontane, delle rotonde, ma non solo. Tutti gli elementi dell'arredo urbano. I tombini, i cestini, i cartelli, i lampioni, gli orologi. Tutto è tondo! Perché gli alieni hanno colonizzato Casale Monferrato! La città è diventata il loro porto spaziale terrestre! E il cerchio è il loro segno distintivo! Ma l'abbazia non è aperta le vie. Solo un piccolo tassello per far quadrare il cerchio. Scusatemi, il gioco di parole. Devo entrare assolutamente. Perché si hanno costruito tutto questo. Lei può farmi da guida, vero? Probabilmente... E va bene. Ma solo qualche minuto. E non ti allontanare troppo. Che cosa succede? Sorella, ero di cena e poi i nostri ospiti lo sanno a memoria sul documentario. No, guardate che loro sono attenti, non l'hanno ancora visto. E guardate! Professore, come va a finire il suo documentario? Sì, appunto, nel filmato stavo dicendo che manca solo un tassello per far quadrare la mia teoria. Se hanno costruito una rampa di lancio per salire verso i cieli, sicuramente devono aver realizzato una costruzione che agevolasse la... Immagino tu voglia visitare anche la... Ecco, dovrebbe avere una forma intrinsecamente legata al cerchio e al contempo rappresentare una discesa. Ebbene, geometricamente parlando, questa forma esiste per... Solo un tempo da perdere. Dio! Cambiati idea. Non toccate niente! Voi volete rubarmi tutti i... Non toccate! Andate via! No, eccola la parabola. Se la parabola esiste, è la conferma che la mia teoria è una realtà. Devo dire che io ho ragione. È la parabola la chiave. La parabola è la chiave! La parabola! La parabola! Adesso è più tranquillo, professore? Professore? Ti avevo detto di non allontanarti. Mi scusi, c'era una candela. Professore, alla fine è mai stata ritrovata la parabola? Siamo già fuori dalla pianta dell'abbazia qui. Vero? Ma il sotterraneo prosegue in quella direzione. In fondo si allarga. Forse è una croce molto più ampia di quella che fa da base alla pianta dell'abbazia. Forse è una croce rovesciata, se vista dal lato sud. Come fai a sapere tutte queste cose? Sono già stata qui centinaia di volte, nei miei incubi. Credo che c'entri questo. Signum est. Lo riconosce? L'avevo al collo quando mi trovarono, neonata, prima che mi adottassero. L'unico legame è con un passato che non conosco, che voglio scoprire. Sei tu allora. Mi conosci? Io... questo posto. Un tempo questa... è una grande abbazia abitata da molti frati, uomini, donne. Legavano, lavoravano, vivevano in pace. Finché un giorno non arrivò lui, il maligno. Questo è solo uno dei nomi con cui definirlo. Prese il controllo uno dopo l'altro di tutti i frati, corrompendo chi poteva e uccidendo gli altri. I seguaci del male divennero ben presto inarrestabili, seminando lo scompiglio del villaggio. E gli incauti viaggiatori che si stavano presso la pazzia finivano col subire atti
avvicini dal mio bacio. Micaela era poco più di una novizia presso la magia, ma per tradizione della sua famiglia conosceva le arti antiche della magia. E così raccolse il mio unico potente amuleto. Micaela avvertì l'autorità religiosa, la bacia fu isolata, i frati dispersi, l'entità maligna intrappolata per sempre nel destino. Non posso credere, lei sta parlando di eventi secolo istante non fa la differenza. Immagino che la spiegazione più razionale sia che vi siate tramandati dicendo la storia che nel suo punto